Salve a tutti signori, oggi sono qui senza troppi fronzoli, infatti sto registrando in 1080p perché voglio cavarmela il più in fretta possibile. La faccenda di Xiaomi, sapete benissimo che Xiaomi ha detto basta comprare roba dalla Cina perché sennò vi spacchiamo le gambe. Specialmente ha detto che se voi vi comprate un telefono cinese, e vedrete che lo applicherà praticamente tutti i suoi prodotti se già non l'ha fatto, e lo importate qua, non potete metterci su la ROM globale, che poi significa farlo diventare europeo e usarlo tranquillamente, non potete, o almeno non potete col bootloader sbloccato, perché adesso non ho capito bene la faccenda e neanche mi frega di star dietro alle loro pattuglie, ma se voi vi tenete il bootloader sbloccato, in realtà potete tranquillamente installare la ROM globale sul vostro telefono. Se non state capendo a cosa mi riferisco, ho già fatto due video, uno in particolare su questa faccenda e poi c'è la review del Mi 8 che vi consiglio di vedere se volete acquistare un telefono Xiaomi dalla Cina. Ecco, io non ho appena visto la notizia di quella cinese lì sul Mi Forum, sono subito corso ai ripari. Sapevo che esiste la Xiaomi.eu, che è una ROM fatta da privati, diciamo, non so se è riconosciuto ufficialmente, esiste da tanti anni, è molto seguita e soprattutto è seguita dai traduttori in 27 lingue diverse. Quindi è una ROM già consolidata che si basa sulla versione cinese, quindi potete installarla senza problemi. Non potete ribloccare comunque il bootloader, non ho capito bene perché, però vabbè, vi dà praticamente un telefono in versione internazionale con il safety net patchato, quindi vuol dire che potete tranquillamente scaricare Netflix dal Play Store o usare Google Pay, e un'esperienza priva di qualsiasi carattere cinese o collegamento al cinese. E oltre a questo vi dà anche una slista di altri vantaggi di cui vi elencherò quelli che ho capito, barra secondo me contano qualcosa. Niente inutili bloatware cinesi applicazioni, cioè non vi trovate merdaccia da cinese, anzi nessuna in realtà app di Xiaomi preinstallata a parte quelle strettamente necessarie, ma cagate tipo Mi Video, Mi Forum, Xiaomi Account, che comunque potete fare il login. Non ci sono tra le balle e questo è veramente bellissimo perché neanche nella globa riuscite a liberarvene. Ovviamente supporto integrale alla Google Apps, ma questo mi sembra il minimo. Ci sono gli OTA, potete flasharli oppure mi pare anche aggiornarli da lì. Adesso non me ne è ancora arrivato uno perché uso le stable, perché fanno stable e weekly e seguono esattamente le release della versione cinese. Quindi potete decidere se avere quella con Android Pie addirittura 9.0 e proseguire con quelle instabili oppure fissarvi, per adesso è Oreo 8.1, e stare stabili con quella lì. Io ho scelto quella lì perché di problemi già per installarla ne ho avuti. Perché poi Xiaomi del cazzo si mette a encriptare la memoria, devi installare la Win Recovery, è un casino perché non esiste quello ufficiale. Insomma, è un po' una rottura di cazzo, però se comprate il telefono e lo fate direttamente, in teoria non dovreste scassarvi troppo la minchia. Safety Net passato, come dicevo, Play Store certificato, quindi avrete un'esperienza normalissima, come se insomma compraste il telefono qui in Italia. The Old Exed, che mi ricordo che era una roba che forse serviva a qualcosa, ma non lo so. Poi ci sono altri miglioramenti vari: ottimizzato consumo della RAM, ottimizzato consumo della batteria, ottimizzato il GPS per l'Europa. Che su questo telefono sarebbe molto importante che attivassero lì Galileo, quel cavolo che è, perché ha un GPS a doppia frequenza e tutti hanno fatto i test, quando in realtà non ci si guadagna niente al momento. Niente contenuti cinesi inutili, anche al di fuori delle applicazioni. State meglio che nella globa da questo punto di vista. Infatti c'è un po' una diatriba tra chi pensa che sia meglio questa e chi pensa che sia meglio la global. Io credo questo. Se tu hai comprato un telefono già internazionale barra global, ti tieni quello e stai contentissimo, sarei il primo a farlo. Ma in una situazione del genere, piuttosto di tenermi una ROM che Xiaomi non vuole in nessun modo che tu installi, piuttosto mi metto la Xiaomi EU, ho tutti questi miglioramenti. Siamo anche sulla MIUI 10, nel mio caso la MIUI 10 ha portato un mucchio di aggiornamenti che hanno migliorato tantissimo l'interfaccia, la fluidità del telefono, quindi questo telefono è veramente una bomba adesso. Fluidissimo, in italiano, tutto perfettamente funzionante, niente Cina. Io ci ho corredato pure una pellicola nuova da 11 euro su AliExpress, ho speso un patrimonio, più una cover sempre da 11 euro. E quindi mi sono fatto il telefono definitivo con 320 euro di telefono e altri 20 euro tra cover e pellicola. Quindi io sono contentissimo. Sono passato dalla disperazione di avere un telefono in cui non potevo bloccare il bootloader, non avevo il safety net, mi rompevo le balle, a un telefono perfetto. Poi, se uno
è lì nel mondo del modding e gli piace modificare, in realtà questi problemi non lo tangono tanto. Però per uno che come me era stato tranquillissimo per 2 anni interi o quasi con un Samsung, quando cominciano i piccoli problemini, gli girano le balle, insomma, molto chiaro. Ecco, quello che volevo dirvi è che se volete ottimizzare il vostro telefono per l'esperienza europea, vi consiglio vivamente, perché questa ROM c'è per tutti gli Xiaomi, di installare la Xiaomi.eu. Funziona benissimo su un top di gamma come il Mi 8 e sono sicuro che funzionerà benissimo anche sugli altri telefoni. Questa lista di miglioramenti è uguale per tutti i telefoni. Addirittura segue gli ultimissimi aggiornamenti con IOTA, quindi io meglio di così non mi posso trovare. Ah, e volevo aggiungere, perché tanto non devo più rispettare una logica nei video, che della MIUI 10, che mi è piaciuta tantissimo in ogni suo aspetto, mi fa impazzire, e vi dico impazzire, la modalità multitasking, cioè quando tirate su fino al centro e aspettate mezzo secondo, insomma, le gesture le capite dopo un po' che le usate, a parte quelle che ho già detto che sono comodissime. Ma la MIUI 10 ha ripensato benissimo il multitasking. Io non avevo mai usato il multitasking in vita mia su un telefono, voglio dire, uscivo e aprivo sempre l'app perché reputavo scomodo andare lì a cercarla, molto semplicemente. Ma adesso che le hanno disposte in questa maniera, che si muove tutto così fluido, è molto più comodo da usare. E poi c'è anche la modalità due app, che funziona anche lì in maniera molto fluida, perché darebbe fastidio a quel punto che tirassi i laghettini, invece funziona tutto talmente bene, è ben studiato come animazioni, e per il fatto che adesso è tutto patchato in italiano, ripeto per la 100ª volta in questo video, mi sto trovando benissimo con questo telefono. Lo Xiaomi Mi 8 ha tutto quello che potete volere da un telefono. Non è stato risolto il problema delle notifiche in alto a destra, ma spero vivamente che verrà risolto, perché si sta lamentando mezzo pianeta. E migliorare l'Always On Display, che funziona, però fa visualizzare un ottavo delle notifiche perché non ha l'icone, non so. Esiste un modo anche per forzarlo, cioè applicazioni che fanno un Always On Display, però non è affatto la stessa cosa. Quindi, comunque, per questo video io vi lascio. Probabilmente è uno degli ultimi video, se non proprio l'ultimo, con cui userò questa videocamera, che è la mia Panasonic GX8 con Sigma 16 mm f1.4. Una fotocamera bellissima, per carità, però non ha alcun senso che io continui a tenerla lì a svalutare quando faccio un video al mese. Quindi d'ora in poi probabilmente vedrete i video, se li farò ancora, girati con lo Xiaomi Mi 8, che ha un ottimo 4K, ha un ottimo 1080p stabilizzato, e quindi...